Se volete acquistare account moddati per GTA 5 a basso costo, passate su Moddinglantia, link in descrizione. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo con il secondo video del giorno, ragazzi, ve ne sto registrando a bordello proprio. Vi devo far vedere tutte le modifiche della nuova Pegassi Reaper, ragazzi, che la potete acquistare da Legendary Motorsport. E niente raga, l'andiamo a modificare velocemente, tanto sono video veloci perché non sono lowrider che ci stia un'ora a modificarle. Comunque entriamo subito, superiamo ovviamente i 150 like a questo video, dopo registrerò i video sulle altre due macchine per modificarle, poi farò anche il video sulla Securo Serve, come si usa l'ufficio eccetera eccetera, e tutte le altre robe. Ripariamo il veicolo, armatura al massimo, freni da gara, motori al massimo, esplosioni non ci interessa, clacson non ci interessa neanche, fari alloxino, kit neon, schermata neon, mettiamolo a tutti, colore neon non lo sappiamo perché non so il colore di che devo non so il colore ragazzi. Comunque già così non mi sta piacendo perché ci sono pochissime modifiche, veramente poche. Targhe Alex Z, verniciature, ok, innanzitutto il secondario dov'è che lo cambia? Ah, solo il dentro, benissimo proprio. Principale, ragazzi, non so di che colore possiamo farlo. Ma che cacchio è? Scusate ragazzi, i colori metallizzati hanno aggiunto tipo dei brillantini. Che figata è? Beh, figo, figo. Allora, non so come farla, sinceramente. Vediamo un attimo i metallici. Ragazzi, così è una figata pazzesca. Cioè, sembra una macchina di ricchi. Colore secondario. Cioè, il sotto non lo puoi cambiare in pratica. Colore secondario, non so di che colore farla. Facciamola sempre oro, non lo so. Simbolo blu lo mettiamo. Cioè, raga, guardate che figata. Tanto poi lo cambierò il colore, lo so, perché io poi mi secco degli stessi colori. Allora, qua c'è l'alettone overpower che non mi piace, è troppo alto così. Ci mettiamo, che poi sono gli spoiler della Zentorno, ragazzi, questo qua pure. Dai, mettiamo questo, visto che stiamo. Sospensioni tutte al massimo, trasmissioni al massimo, turbo al massimo, ruote. Sono bellissime le ruote, cerchioni stand, cerchioni cromati, vediamo. Dai, mettiamo questi, non lo so. Allora, pneumatici, design, gomme personalizzate, gomma antiproiettile, lo mettiamo chiaramente giallo. E niente raga, sono queste qua, solamente queste sono le modifiche. Pensavo di più, cioè sono rimasto male, pensavo di più. Davvero poche. Proviamola adesso, vediamo se pompa e se è veloce. Motore è figo, scula all'inizio. Voglio un attimo una strada dritta. Ragazzi, l'estetica è bella, dorata è bella, proprio da ricchi. Vediamo dentro. Ragazzi, veramente poche modifiche. Non mi tamponare. È veloce. Poi chiaramente farò anche gli speed test, ragazzi. Pian piano vi porterò tutto. Farò gli speed test con la T20. Cioè, raga, vi porterò tutto. Scappa, scappa. Non so se è più veloce di una Zentorno. Non è ai livelli della T20 sicuramente, raga. Sicuramente non è ai livelli di una T20 questa qua. Però dai, fila. Si può usare bene nelle gare. Non so per i wall ride se va bene, però... Comunque figa di questo colore, questo dorato da ricco proprio. Quindi, per questo video è tutto. Ora vi modificherò l'altra macchina. Preferisco farle a video singoli, così sono un po' più veloce a editare e a mettere più video. Lasciate like, commentate e condividete questo video su tutti i social network. 150 like per forza, ragazzi. Iscrivetevi al mio canale e ci becchiamo, raga, al prossimo video. Bella, ragazzi.